Candela si dice buonasera. Piticchio. Push. Bom. Sembra una zebra di traverso. È arrivato un pacco da Amazon. Ne copia. E poi mi piglio papacci. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Yandere Simulator. Ah, non so come sta quella nella mia base. Nella mia basetta. Volete dei chipster? Non è vero, scusate, sono già finiti. Non vedo l'ora veramente di vedere come funziona tipo la piscina. Possiamo nuotare dentro. Suppongo che la cosa migliore da fare sarebbe indossare un costume da bagno. E questo sappiamo dove farlo. Sì, adesso ci sarà tutto un casino qui. Giovane! Che vuole? Che vuole? Ah, pure scusa! Vabbè raga, questo è fuori. Main menu intanto è nascosto dalla gamba. Oh, intanto stanno quelli con la faccia che sembrano di nazisti. Pare che c'hanno la svastica. Bellissimo intanto il Monte Fuji. Fuji? Uno stoccafuji? Non idea. Sembra come se sta dentro. Solo che quando faccio così, balza via. Beh, però se te levi. Ma? Giovane! Te l'ho lasciato davanti, che ne pensi? Mocca a te. Che vuoi? Stai entrando nel trasecchio. Io. Ma questo è scemo. No, il secchio, dov'è il secchio? Prima si preoccupava per me. Com'è che c'hai in mano il secchio della sposatura? E poi mi piglio il papaccio. Io ce l'avrò un cassetto qui. Oh no. Io sono l'unica sfigata in questa scuola che non ha un cassetto qui. Grazie. No, aspettate, forse è questo. Ah, ok. Lei se le cambia così, ma manco così, perché non fa niente. Guardate, si sta ferma. Pah! Vediamo un po' cosa ne pensa il nostro caro senpai. Beh, se lo trovo. Senpai? Ah, lui è... Cioè, guardate, sta a capo della fila. Che sei, il capofila tu? Cosa ne pensi delle mie scarpe, caro mio? Voglio proprio sapere cosa ne pensa. Tuo parere? Qual è il tuo parere? Oh! Questa ci prova con lui! Vattene, cosa vuoi? Non t'ho fermato per niente, vattene. Zebra! Sembri una zebra di traverso con quelle calze. E viene da me. Oh, che fai? Mi stalkeri? Ciao ragazza! Ce la faccio da Kyurem. Niente! Cioè se... Questa è una cosa che ho scoperto. Fai bene ad incavolarti. È già la seconda volta che mi rompi le scatole. No, dai. La vicepreside, ma che vuoi? Ma io volevo solo fare una foto. Sta disgraziata, sì sì. Cos'è sta roba? Non l'ho mai fatto. Che faccio? Non lo so. Scusare? No, non ho fatto niente. Se aspettavi un pochettino di più, io stavo leggendo un po' le scritte, le scelte. Oh, no! Oh, però che sfiga! Allora, sono serio, stavolta veramente vado a vedere la piscina, la cosa. Sto lontano da voi. Aia, mi sono fatto pure male. Io magari sto lontano anche dalle robe, perché sennò mi faccio male. Ho capito che se sto abbassato così, tutti mi guardano strano. Vabbè, ehi, cambiamoci le scarpe. Levatevi, levatevi. Ehi, no, 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 no. No, bellissimo. No, ma l'avete aperta, maledetti. Chiudete le porte. Rimaneteli fuori. No, disgraziati. Magari a tagliarteli un po' i capelli, eh. Come fai a vedere? A parte le gambe che si trovano dentro. Sei curioso, eh? Ti piacciono le finestre? Vero? C'ha gli occhi rossi. Si vede che sei incazzato. Queste candele. Posso prendere la candela? Candela si dice buonasera. Salve. Posso? Niente. Eh sì, a lei sì e a me no. Che è Alice nel Paese delle Meraviglie. Intanto questa qui sembra quella di Fortnite. Oh, ma sono un vampiro, eh. Non riesco a vedermi allo specchio. Non c'è il mio riflesso. Cos'è sta roba? Sentite che roba, ragazzi. Mi piace. Ma è scemo. Ma è scemo. Giovane! Vabbè, a sto punto ti chiudo dentro. No! È uscito! Posso ascoltare la musica insieme a voi? C'avete dei buoni gusti. Ma se ti levi...
Levatevi! Ma va che roba! Ma vabbè, fantastico. Scusi. Che l'ho disturbata per caso? Spero proprio di no. Ah già, è quello dei maschi. Però guardate un po' come non è proprio convinta di entrarci. Bom. Ok, quanta nebbia che c'è, posso dirlo? Questo è il costume da bagno. Fantastico. Chiudi. Non è che qualcun altro deve utilizzare le cose mie, eh? E questa è la nostra piscina. Si può utilizzare? No! Sei serio? Io che pensavo che si potesse utilizzare. O almeno che non si poteva utilizzare se non indossavi il costume. Però l'ho indossato. Pensavo si potesse. Spero che con i prossimi aggiornamenti si possa fare una roba del genere. Non si può neanche salire. Non si può entrare dentro la piscina. Penso un po' se si poteva fare i tuffi, va? È davvero un peccato perché volevo farla una cosa del genere. C'è anche un pallone. Oh, il pallone ce l'avete proprio incollato al pavimento. Questo è per non farlo volare, vero? Beh, andiamoci a cambiare, anche perché stare così è inutile. Cos'è? Ma cos'è? Ma che roba è? Cosa? Mi segue? No, vabbè. Allora seguimi anche tu, dai. Questa roba è geniale. No, mio Dio, cos'è questa? No, vabbè. Questo deve essere qualche citazione a qualche anime, sicuro. Altro che uniforme della scuola. Cos'è sta roba? È la vita. Così sembra una professoressa, eh? Sì, aspettate ragazzi. Bimbini miei. Bambini miei. Sto provando un po' di vesti... ma che cos'è questi? Transformers. Questa è la signora della musica. Ma quanti ce ne sono di questi stili? Ah, ok, sono finiti. Cosa c'è qui dentro? No! Vabbè! E se faccio così? Olè! Nascosto! Aspettate, ma come faccio a togliermi la scatola? Non vedo assolutamente cosa faccio. Aiuto! Aspettate, ragazzi! Qualcuno me la tolga! Aiuto! Bambini miei! Toglietemi questa scatola, non so come togliermela. Vado a chiedere a Senpai. No! Se n'è andato. Dov'è Senpai? Senpai! Ah, ok, così si toglie. Lì sopra. Bambini. Ma dov'è quell'altro? Eccolo qua. Oh, che fanno? Giovane, non è tua la scatola. Sto disgraziato. Oh. Ma la tolgo a te la scatola, eh. Oh. Seguite? Ok. Andiamo a trovare mio senpai. Ah, porca miseria, sta scatola che vola. No, è al piano di sopra. Scusi tanto. È arrivato un pacco da Amazon. Professoressa. Vabbè, chi se ne... Chiudiamo le porte per educazione. Sarà per forza qui. Senpai, eccolo lì. Salve. Sì, sono entrato qui perché voglio un parere da mio senpai. E questi che mi seguono. Dov'è l'altro? Oh, dov'è? Amico, ti sei fatto scappare il nostro... Senpai? Che stai a fare? Al compito? Ah! Spero per... c'è senpai qui dentro! Comunque, che vuole? Ti nascondo così... Me copia! Approfitta a copiare! Me, che devi andare bene al compito! Ma raga, gli sto facendo copiare il compito! Oh, approfitta! Vai! Hai copiato? Vabbè, raga... Ma di cosa stiamo parlando? Poi mi ringrazi dopo. Ma se non hai finito, ti conviene continuare e non distrarti, eh? Devi dire grazie, anzi, che ti sto aiutando. Se no col cavolo che andavi bene a compito. No, aspettate, voglio provare a fare una cosa. Voglio provare a lanciargliela in testa. No! E vabbè, non devo far copiare gli altri. Solo a lui. No, dai, adesso io la voglio lanciare in testa alla professoressa. Vediamo un po' cosa succede. Oh, ne? Adesso sì che stai coperta. Vieni con me. Dobbiamo fare una cosa bellissima. Piticchio! È rimasto bloccato lì. È quella? Cos'è che fa? Vabbè. Rube strane. Oh, anche perché la chiave ce l'ha vivo. Con l'aggiornamento che hanno fatto, posso o cremarli.
quindi bruciarli oppure seppellirli. È una buona cosa. E ho come l'impressione che in realtà si possono mettere i corpi anche qui dentro. Vabbè, magari questa è una cosa che faremo nelle prossime puntate. Sono davvero curioso. Oh, e tu che ci fai qui? Mi ha raggiunto! Comunque, io e il mio bellissimo e fedele panda è tutto per questa puntata. Ci vediamo con la prossima, dove cercheremo di provare queste nuove cose, come per esempio uccidere una persona. Lui intanto si blocca sempre. Se questa vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Buonanotte, ragazzi. Vabbè, insomma, arrivederci. Di arrivederci. Niente, lui continua a camminare. Vabbè, lasciamolo passeggiare. Ciao.